TG più Today, buongiorno, ben ritrovati. Lunedì mattina inizia una nuova settimana, ancora una volta tanti i temi sotto i riflettori, dai temi dei migranti ma anche a quelli economici, con dei dati arrivati proprio negli ultimi minuti sul tema dell'occupazione. Andremo tra pochissimo a leggere i dettagli e poi appunto, lo dicevamo, la polemica che ancora tiene banco sul tema migranti, con l'intervento della Premier Giorgia Meloni che si dice basita per la sentenza di Catania, che ricordiamo ha dichiarato di fatto illegittima la permanenza, la detenzione in qualche modo dei migranti nelle strutture di prima accoglienza. Un pezzo d'Italia lavora per l'illegalità, queste le parole forti di Giorgia Meloni, andremo poi a leggere i dettagli, ma appunto anche in apertura, in ANSA e anche sul quotidiano economico Il Sole 24 Ore, gli ultimissimi dati arrivati in questi minuti dall'Istat sul tasso di occupazione, che sale al 61,5%, meno 7,3% per la disoccupazione. Andremo appunto poi a leggere altri numeri, ma come sempre in ogni mattinata insieme andiamo ad aprire anche la nostra finestra sulla Lombardia. E allora oggi siamo collegati con Ro e credo che possiamo già dare anche la linea a Francesca Galbiati, che è collegata appunto con noi. A te subito allora la linea. Buongiorno Anna, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo a Ro in compagnia dell'assessore Valentina Giro. Valentina, buongiorno. Lei ha numerosissime deleghe, tra cui l'ambiente, il territorio, la mobilità. Partiamo però da uno dei temi caldi di questa mattinata, come accennava anche Anna da studio, il tema dei migranti. Voi mi diceva che avete un programma di accoglienza ben strutturato che state portando avanti da anni. Sì, sì, è da molti anni che da noi l'accoglienza viene portata avanti con un sistema gestito di accoglienza diffusa. E abbiamo circa 80 persone che risiedono stabilmente nel comune a rotazione, perché è un percorso di accompagnamento poi a un effettivo inserimento nel mondo lavorativo, e quindi a rotazione delle persone vengono inserite in questo percorso di formazione, imparano la lingua, vengono inserite nel mondo del lavoro e non abbiamo mai avuto problemi da questo punto di vista. Siamo convinti che sia un modello vincente. Un numero limitato di persone all'interno di comuni è sostenibile e non crea nessun problema di sicurezza o di convivenza civile. Un altro tema caldo invece di questo periodo, l'abbiamo visto soprattutto per quanto riguarda Milano, ma sappiamo che sta andando a coinvolgere tantissime città anche dell'Interland, riguarda la mobilità. Lei è assessore alla mobilità, si parla molto di zone a 30 km orari. Qui a Ro qual è la situazione? Allora, siamo in una fase di grande lavoro su questo tema, sia sulle zone 30 che una revisione generale della viabilità in città. Questo perché col PNRR abbiamo una serie di progetti che prenderanno il vita nei prossimi mesi, a partire dalla riqualificazione della piazza qui dietro, dove ora c'è il mercato, che oggi è un parcheggio ed è una strada, ma che diventerà invece una piazza verde e uno spazio per i cittadini. Insieme a questo abbiamo anche il biciplan di Città Metropolitana, che è la superciclabile che collegherà Milano a Legnano, che passerà di qui, pensata per promuovere la mobilità sostenibile negli spostamenti quotidiani di studenti e lavoratori. Però è un comune di passaggio verso Milano e verso gli altri comuni della zona, e quindi dobbiamo imparare a gestire meglio la mobilità per renderla più sostenibile. Sono tante poi le azioni, per esempio ora partiremo con un progetto sperimentale di zona 30, che però è soprattutto un percorso di partecipazione con i cittadini per far conoscere che cos'è una zona 30. Non basta mettere due cartelli, ma bisogna un pochino sviluppare una cultura condivisa di una mobilità più leggera e più rispettosa dell'ambiente. E invece, come lei diceva, siete una zona di confine tra Milano e l'Interland. Il caro affitti, abbiamo parlato anche la scorsa settimana, parlavamo con gli studenti, molti si posizionano fuori nell'Interland proprio per riuscire a pagare un po' meno negli affitti. Voi però avete anche il polo fieristico, che è molto grande, quindi come viene gestita questa situazione? Ci sono tante situazioni di affitti brevi oppure
continuano ad esserci anche possibili soluzioni per gli studenti, magari state puntando anche su di loro per il futuro. Sì, questo è uno dei nostri obiettivi. Ro, essendo una città molto dinamica anche con la fiera, oggi non ha una grande disponibilità di spazi in affitto e possiamo dire vanno abbastanza a ruba. Abbiamo anche un servizio sovraccomunale che si chiama Agenzia dell'Abitare, che dovrebbe aiutare appunto a trovare casa chi arriva in città. Ma visto anche il futuro arrivo dell'università in Mind, che è qui vicino a pochi passi da noi, stiamo puntando molto sul tema degli studentati. Abbiamo partecipato a diversi bandi e abbiamo appena stretto un accordo di collaborazione con la Statale di Milano per sviluppare degli studentati qui in città. Crediamo che possa essere un elemento di sviluppo importante per noi e di modo per vivacizzare la città. Un modo per vivacizzare la città, lei è anche assessore alla cultura, quindi come dicevamo all'inizio l'assessore ha veramente tantissime deleghe, quindi vivacizzare la città a livello culturale, che progetti state portando avanti? Sì, il nostro progetto principale è quello del nuovo teatro civico ed è per noi un investimento importantissimo che è stato portato avanti negli scorsi anni e che è aperto proprio a novembre 2022, quindi è un teatro nuovissimo, non ha ancora un anno, ha una stagione culturale molto ricca. Adesso apriremo il 12 ottobre con la Gilda di Testori, perché abbiamo un programma dedicato a Testori nel centenario, e poi tante proposte, tra cui per esempio un'anteprima nazionale di uno spettacolo dedicato a Fantozzi, che viene a provare qui da noi a Rho, debutta e poi andrà allo Stabile di Genova per iniziare poi la sua tournée italiana. Quindi abbiamo anche delle chicche, perché il nostro teatro non vuole essere un teatro della città di Rho, ma un teatro metropolitano, aperto a tutto il territorio, e devo dirvi che gli abbonamenti sono quasi tutti esauriti, ci rimangono veramente pochi posti, per cui affrettatevi. Quindi è un comune sempre in continua evoluzione, in continua crescita. Per il futuro che cosa vi aspettate? Beh, ci aspettiamo che con i 63 milioni di fondi acquisiti grazie al PNRR la nostra città faccia un salto di qualità importante da un punto di vista della sostenibilità, della qualità dell'abitare e soprattutto anche della qualità delle relazioni umane. Il nostro comune ha sempre avuto una grande attenzione rispetto al sociale e al benessere dei nostri cittadini. Questo è un impegno che portiamo avanti e magari non molti la conoscono, però come potete vedere è una città molto viva, il lunedì il mercato è grande e accogliente e venite a trovarci perché le sorprese sono tante. Benissimo, adesso torniamo un secondo anche su quelle che sono le prime pagine dei giornali e purtroppo c'è questa notizia della discoteca di Murcia in fiamme, quindi una tragedia immane per il sud della Spagna. Qui dicevamo arriveranno studentati, quindi vi aspettate anche l'arrivo di molti, molti più giovani, insomma. Per loro ci sono attrattive in città e qual è il termine di sicurezza, che cosa viene portato avanti per tutelare anche queste situazioni? Controlli nei locali in cui loro si possono ritrovare di più? Allora, da questo punto di vista anche lì abbiamo diversi programmi sviluppati nel tempo. In particolare abbiamo attivato questa unità mobile giovani, che è un progetto di educativa di strada itinerante che andava proprio fuori dai locali a fare azioni di consapevolezza e di sensibilizzazione con i più giovani. Questa attività prosegue in modo diverso, cerchiamo di accompagnare poi i giovani offrendo delle opportunità anche di divertimento nelle nostre sedi, che può essere una cosa magari un po' strana, il comune che fa serate di divertimento dove si balla, però sì, facciamo anche questo per cercare di offrire occasioni di divertimento ma in sicurezza e in maniera controllata per quanto possibile. Anche per quanto riguarda le strutture, perché ricordiamo la tragedia di Murcia è stato probabilmente un problema tecnico del sì. locale, quindi voi dite noi offriamo oltre alla sicurezza proprio come ambiente, perché è tranquillo, ci sono più controlli, anche come strutture. Come strutture, esattamente, perché per esempio durante l'estate giovedì sera abbiamo queste serate di negozi aperti e qui in piazza avevamo un angolo con DJ, con la musica, e ovviamente per noi la sicurezza è sempre molto importante, quindi nell'organizzare anche questi eventi pubblici il piano della sicurezza, che spesso nelle feste di paese magari un po' sottovalutato, viene trattato con leggerezza, i nostri tecnici sono molto scrupolosi, anche perché seguendo i grossi eventi della fiera sono abituati a lavorare a un livello alto di standard di sicurezza, avendo vissuto anche per esempio l'Expo, che è stato una palestra importante da questo punto di vista per la quantità di persone che in pochi giorni è arrivata nel nostro territorio.
Tornando all'Expo, visto che la alla fiera, visto che l'ha citata nuovamente, qual è stato l'impatto negli anni? Abbiamo visto che ovviamente il polo fieristico di Rho è andato a sostituire quasi completamente quello del centro di Milano. Come è cambiato in questi anni la vita a Rho grazie al nuovo polo fieristico? È stato un cambiamento, secondo me, magari poco percepito nell'immediato, ma pochi ormai forse si ricordano che in quell'area c'erano le ciminiere del petrolchimico, quindi iniziamo a parlare di qualità dell'aria, di inquinamento, sicuramente l'impatto è stato fortissimo. A livello poi del tessuto economico si è sviluppata moltissimo l'economia intorno alle fiere, a partire dalla ricettività, dall'accoglienza, hotel, ristoranti, ma anche tutto quello che è l'indotto della fiera con gli allestimenti e tutto il lavoro che si porta dietro. L'impatto è molto alto, lo vediamo per esempio quando ci sono le fiere, che ormai sono quasi tutte le settimane, è difficilissimo trovare un posto in un hotel e a volte anche nei ristoranti, quindi l'impatto economico è forte, magari non è così immediato. Se andiamo a chiedere a un cittadino qui intorno a noi, probabilmente dirà no, non lo so, non vedo nessun impatto, ma l'economia, lo vediamo anche con la tassa di soggiorno per esempio, ci porta dei dati ogni anno sempre più in crescita. Parlando di economia, si sta parlando tanto in questi giorni di prodotti in vendita nei supermercati a prezzi calmierati per cercare di andare incontro alle esigenze della cittadinanza per via del caro vita. Qual è la situazione dei cittadini di Rho? Quindi la popolazione di Rho percepisce, riscontrate delle difficoltà, ci sono delle situazioni critiche, stanno aumentando oppure la situazione rimane stabile come in passato? Noi abbiamo una serie di indicatori che ci aiutano a capire come va la situazione attraverso l'attività che svolge la Caritas e l'associazione Centro di Solidarietà, che sono due enti che si occupano di distribuire cibo e di assistere le famiglie in difficoltà. Non vi nego che da dopo il Covid comunque c'è stato un peggioramento della situazione e dobbiamo ancora capire e vedere nei prossimi mesi anche l'effetto del taglio del reddito di cittadinanza su alcune famiglie, come peserà. I servizi che noi offriamo in questo senso sono sia di distribuzione pacchi che di distribuzione pasti e i numeri sono significativi e ci danno l'idea di come la solidarietà cittadina sia indispensabile per far fronte a questa emergenza, che è quella più basica, cioè il potersi nutrire, poter sostentare la propria famiglia, e vedremo nei prossimi mesi come si evolverà la situazione, quali eventuali altri aiuti bisognerà predisporre e pensare. A Rho, come vi dicevo, il tessuto sociale è molto forte anche grazie a queste associazioni che lavorano insieme a noi e quindi possiamo dire che le famiglie possono trovare un aiuto concreto grazie a questi enti e grazie al supporto che il Comune dà a loro. Benissimo. Tornando un secondo a quello che ci siamo detto all'inizio, diceva verrà modificata la piazza alle spalle di questa bellissima chiesa che abbiamo alle nostre spalle. Per questi lavori per quando sono previsti? Dovremo iniziare a gennaio del 24 e dobbiamo finire secondo i tempi PNRR, quindi nella primavera 2026. Quindi noi sicuramente torneremo a vedere l'evoluzione di questi lavori. Ringraziamo l'assessore per essere stata con noi e restituiamo la linea in studio ad Anna. Grazie Francesca e all'assessore, vi abbiamo sentito toccare anche i temi di attualità economica, le difficoltà delle famiglie, facevi riferimento alla nuova iniziativa con i prezzi calmierati che sta appunto scattando in queste ore, ma lo dicevo in apertura, ci sono anche dei dati proprio di questi minuti diffusi dall'Istat per quanto riguarda il tasso di occupazione, che sale al 61,5%, meno 7,3% per la disoccupazione. Rispetto ad agosto 2022 si registra un aumento di 523.000 unità, più 2,3% sulla spinta dei dipendenti permanenti, più 3,7% pari a 550.000. Ad agosto, dopo il calo registrato a luglio, l'occupazione torna a crescere, segnando più 59.000 unità
rispetto al mese precedente, soprattutto tra i dipendenti a termine. Il tasso di occupazione sale al 61,5%, rispetto ad agosto 2022 si registra un aumento di 523.000 unità sulla spinta dei dipendenti permanenti, più 3,7%, pari a 550.000. È quanto ha comunicato oggi l'Istat. Ad agosto il tasso di disoccupazione totale scende al 7,3%, meno 0,2 punti sul mese precedente. Quello giovanile al 22%, meno 0,1 punti. Sempre nel confronto mensile, il numero di persone in cerca di lavoro diminuisce di 62.000 unità, meno 3,2%. Coinvolge sia gli uomini che le donne e riguarda tutte le classi di età. E allora questi gli aggiornamenti, appunto, appena diffusi proprio dall'Istat sul tema dell'occupazione. Intanto restiamo un attimo al Sole 24 Ore, proprio per vedere anche gli ultimissimi aggiornamenti, manovra, le misure per i redditi bassi, IRPEF taglio da 260 euro per 10.000 contribuenti, e poi invece i titoli di Stato, BTP Valore al via, tutto quello che c'è da sapere sulla nuova emissione. E ancora invece le notizie aggiornate dal mondo: in Ucraina, Kherson, un morto e 6 feriti in attacchi russi. La BBC parla di raid aerei turchi contro i curdi in Iraq. Allora andiamo a vedere anche l'apertura dell'ANSA, che appunto porta in primo piano l'occupazione, lo leggevamo poco fa, che torna a crescere, il tasso ad agosto sale al 61,5%, e poi anche le parole di Giorgia Meloni: un pezzo d'Italia favorisce i migranti illegali. Allora andiamo anche al Corriere della Sera, proprio per leggere ulteriori dettagli delle dichiarazioni della Premier Giorgia Meloni sul tema dei migranti. Basita per la sentenza di Catania, è contro il governo, un pezzo di Italia lavora per l'illegalità. La Presidente del Consiglio su Facebook si scaglia contro il giudice che ha rimesso in libertà un immigrato. Un pezzo di Italia fa tutto il possibile per favorire l'immigrazione illegale. Giorgia Meloni contesta la sentenza del giudice di Catania che ha rimesso in libertà un immigrato fermato in base alla norma dell'ultimo decreto varato dal governo. Su Facebook scrive: sono rimasta basita di fronte alla sentenza del giudice di Catania che, con motivazioni incredibili, le caratteristiche fisiche del migrante che i cercatori d'oro in Tunisia considerano favorevoli allo svolgimento della loro attività, rimette in libertà un immigrato illegale già destinatario di un provvedimento di espulsione, dichiarando unilateralmente la Tunisia paese non sicuro, compito che non spetta alla magistratura, e scagliandosi contro i provvedimenti di un governo democraticamente eletto. L'attacco della Presidente del Consiglio è diretto. Non è la prima volta che accade e purtroppo non sarà l'ultima, ma continueremo a fare quello che va fatto per difendere la legalità e i confini dello Stato italiano senza paura. Sono parole forti che evocano uno scontro aperto tra il governo e la magistratura. Parole che seguono quelle di tanti altri esponenti dell'esecutivo che a caldo avevano commentato la decisione della toga catanese con toni forti. Ma Meloni non se la prende solo con il magistrato siciliano. Il fronte delle contestazioni è più ampio e chiama in causa anche i paesi europei, a partire dalla Germania, con cui da giorni è scontro aperto. Parlando della gestione dei flussi migratori, la Premier sottolinea che si tratta di un lavoro difficile, certo, ma che può portare a risultati concreti con pazienza e determinazione, e poi affonda i colpi. Certo, tutto diventa molto più difficile se nel frattempo altri stati lavorano nella direzione diametralmente opposta, e se perfino un pezzo d'Italia fa tutto il possibile per favorire l'immigrazione illegale. E non parlo solo della sinistra ideologizzata e del circuito che ha i propri ricchi interessi nell'accoglienza. Allora, queste le parole dure della Premier Giorgia Meloni, sicuramente continueranno a far discutere, continuerà il dibattito anche su questo tema proprio dopo le parole di Giorgia Meloni. Intanto ancora notizie di economia, lo abbiamo visto, sono tanti i temi, perché si parla anche di conti correnti, di conti deposito dove si supera il 4%, e soprattutto dell'asta al via oggi dei BTP Valore. Le banche si aspettano un rallentamento della stretta monetaria della BCE. Ora i più gettonati sono i vincoli a breve, e queste appunto poi ci sono le offerte, e da oggi il via all'asta dei BTP Valore. Poi ancora invece le notizie sul conflitto in Ucraina: Mosca ammassa truppe e mercenari a Bakhmut, parte una nuova offensiva, Slovacchia al voto, favorito l'ex premier contrario al riarmo dell'Ucraina. E intanto, per quanto riguarda le sanzioni, fondi, le armi, cosa cambia per l'Ucraina e l'Europa con la vittoria appunto di Fico in Slovacchia?
queste, gli aggiornamenti sul tema proprio del conflitto in Ucraina. Ma andiamo a vedere anche l'apertura di Repubblica, anche in questo caso lo scontro sul tema dei migranti in primo piano. Meloni attacca la sentenza di Catania che annulla i trattenimenti, un pezzo di Italia aiuta arrivi illegali. Il ritratto, un cane sciolto, ma iscritta a correnti, che è Iolanda Apostolico, la magistrata che sfida il governo sui migranti. E poi ancora anche in questo caso l'economia con il punto sulla lotteria degli scontrini e poi sul carrello tricolore si risparmia solo una fetta di prosciutto cotto. Questo è un po' la polemica anche sul carrello con i prezzi bloccati. E poi si parla del BTP Valore, via all'emissione del nuovo titolo di Stato, debito pubblico ne serve di più e costa il doppio. E ancora poi gli aggiornamenti dal governo, ancora le misure, sempre meno soldi sulla sanità, prestazioni in calo anche al nord, e poi Covid e scuola, il Ministero dell'Istruzione preferisce aspettare, niente circolare sui positivi asintomatici. Tra l'altro di Covid parleremo poi anche con un ospite di Covid, di anti-influenzale, della campagna vaccinale che in Lombardia ha preso il via ufficialmente nella giornata di ieri. Andiamo però a vedere invece anche l'apertura del Corriere del Ticino. Innanzitutto in primo piano c'è un'analisi sul tema dell'aviazione, dalla grandine al peso massimo, i piloti svizzeri temono il cambiamento climatico, un articolo pubblicato sulla rivista ufficiale Lasso Piloti, che raggruppa i professionisti di Swiss e De Luis, affronta le sfide attuali e future del settore. Dobbiamo abituarci al fatto che il clima cambia e con esso il tempo. E poi, come sempre, ampio spazio dedicato agli approfondimenti sulla guerra in Ucraina, in particolare le parole del presidente americano Biden: non abbandoneremo l'Ucraina. Mosca ha fatto sapere di aver respinto nel Donetsk 8 attacchi ucraini nelle aree di Bakhmut. Questo è appunto l'approfondimento, e intanto anche le notizie sulla Slovacchia, allarme a Bruxelles per il ritorno di Fico, le elezioni in Slovacchia, l'abbiamo visto anche poco fa, attacco russo ai magazzini del grano in Ucraina centrale, e poi ancora molti veterani della Wagner che probabilmente considerano Trotschev un traditore, e poi ancora sempre sulla guerra, tecnologia occidentale nei droni utilizzati dai russi, Bruxelles pensa a nuovi divieti, e intanto in Svizzera 100 milioni di franchi per lo sminamento umanitario in Ucraina. E allora questi gli approfondimenti del Corriere del Ticino sul tema proprio appunto della guerra. Torniamo a vedere anche l'apertura dell'ANSA, che appunto oltre al tema economico in primo piano, anche in questo caso il dossier migranti e le parole di Giorgia Meloni, ma anche ancora parlando degli Stati Uniti, le parole di Trump, che sarà oggi in aula per il processo contro di me, le vicende giudiziarie che riguardano l'ex presidente americano Trump. Donald Trump ha annunciato ieri sera che sarà presente oggi all'apertura del processo civile a New York, in cui è accusato di aver gonfiato per anni il valore del patrimonio immobiliare e finanziario della sua azienda. Andrò in tribunale per combattere per il mio nome e la mia reputazione, ha scritto l'ex presidente americano e favorito repubblicano per le presidenziali degli Stati Uniti del 2024 in un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth, dove descrive il procuratore generale di New York come corrotto e il giudice incaricato del caso come squilibrato, come sempre i toni certo non pacati e moderati dell'ex presidente americano Trump. Poi ci sono ancora notizie che arrivano dall'estero, il voto in Slovacchia con la vittoria di Fico, appunto convinto dello stop alle armi a Kiev, e poi ancora in America Latina, in Messico, 9 morti per il crollo del tetto di una chiesa. Ancora parliamo invece anche del clima, sempre sull'ANSA, perché si parla del caldo anomalo con temperature fino a 33 gradi, la cosiddetta ottobrata italiana. L'alta pressione domina provocando condizioni di stabilità atmosferica, assenza di piogge e un clima più tardo estivo che autunnale. Ancora poi il carrello tricolore, lo abbiamo visto, si parla di 23.000 adesioni, ma l'avvio è stato lento. Un carrello tricolore arriva sugli scaffali dei supermercati, negozi e farmacie, appunto si parla al momento di 23.000 adesioni all'iniziativa del governo con un trimestre anti-inflazione, con i prodotti a prezzo fisso e calmierato proprio per contrastare l'inflazione. Questo ancora
Quanto viene riportato dall'ANSA, vado a leggere anche una notizia decisamente di altra natura, più curiosa ovviamente. Siamo in regione Lazio, una coppia si sposano, non pagano il ristorante e fuggono in Germania. Queste appunto anche le notizie che arrivano dalla cronaca della regione Lazio. Torniamo appunto a vedere anche l'apertura di Repubblica, lo abbiamo detto. Ancora si parla di economia in particolare, ma poi anche un approfondimento invece sul personaggio. Meghan Markle vuole un seggio al Senato degli Stati Uniti per la duchessa, la tentazione della politica, e poi ancora le notizie sulla guerra. Kiev, storico consiglio dell'Unione Europea in una capitale in guerra, il nodo degli aiuti militari dopo la vittoria di Fico in Slovacchia. Ovviamente questo è uno dei temi sotto i riflettori in questo momento. Torniamo ancora al Corriere della Sera e abbiamo visto appunto le notizie sui migranti, ma anche quelle economiche, e c'è un'intervista a Tremonti e poi il colloquio anche con Calenda e il governo, con l'irritazione e gli avvertimenti a Salvini: se cade il governo si va a votare. Abbiamo detto anche invece degli aggiornamenti sul tema della guerra, e allora andiamo a vedere anche le notizie aggiornate in tempo reale di oggi. Mosca concentra 10.000 militari a Bakhmut, parte una nuova offensiva. Il ministro lituano: il Consiglio dell'Unione Europea a Kiev spazzi via tutti i dubbi sulla serietà del sostegno all'Ucraina. Ci stiamo avvicinando a un punto cruciale nel nostro sostegno all'Ucraina, in cui, se non vengono presi impegni politici seri, si può dubitare che parliamo sul serio quando che diciamo che stiamo con l'Ucraina per tutto il tempo necessario. Ci sono messaggi che vengono mandati da Bruxelles, da Washington e altrove, che possono far nascere dubbi sul fatto che siamo seri. Spero che l'incontro di oggi risolva questi dubbi e che mandi il messaggio cristallino che siamo con l'Ucraina fino alla vittoria, ha detto il ministro degli esteri lituano a margine del Consiglio degli Affari Esteri informale a Kiev. Non è solo della Russia che dobbiamo preoccuparci, anche altri dittatori, altri regimi stanno guardando con molta attenzione come reagisce l'Occidente a una guerra prolungata in Ucraina. Non credo che l'instabilità che vediamo nei Balcani occidentali, nel Caucaso meridionale e nel Sahel siano eventi singoli non collegati tra loro, penso che siano collegati. Se non riusciamo a vincere in Ucraina, vedremo altra instabilità. Allora, questi anche gli aggiornamenti sul tema della guerra, ma torniamo invece a sentire una voce a Rho. Sì, Anna, perché vogliamo commentare con il signor Antonio questa notizia. Vedono 70enne al telefono in stato di shock, truffa sventata dai poliziotti. Sono sempre più diffuse le truffe al telefono alle persone sopra i 65 anni, secondo le statistiche. Signor Antonio, lei mi diceva che a lei non è mai capitata la truffa, quella al telefono, ma un altro genere di truffa. Un altro genere di truffa, il discorso dello specchietto, delle macchine. Cioè, tu passi, ti sparano con una pistola, non so come, ti fanno una riga sulla macchina e poi ti seguono. Ti seguono, quando arrivi a un certo punto, questi ti abbagliano, tu ti fermi, naturalmente, sei sicuro che tu non l'hai toccato. Però ti convincono, dice, tu mi hai toccato. Allora tu, essendo la prima volta, infatti a me mi hanno fregato in questo. Quanto mi hanno fregato, signor Antonio? 20 euro. 20 euro, quindi per fortuna una cifra piccola. Sì, ma infatti sono marito e moglie. La moglie non parla, okay. O la ragazza, quello che è lui che insiste. Però non si mette mai vicino alla tua macchina. Tu, avendo questa striscia qua, non stai lì a diventare matto, no? Sì, sì, sì. Dici, vabbè, quante? Quelle macchine 70 euro. No, 70 euro io non te le do. Ho aperto il portafoglio e ho detto, guarda, basta che te ne vai fuori dalle scatole, ti do 20 euro e via. E qua, là, questo, quell'altro, vabbè, gli ho dato 20 euro ed è successo questo. Però okay. Poi loro sono pulmi. Quindi adesso lo sa. Mi ha dato un tovagliolo e mi dice, si pulisce la macchina che va via la striscia. E infatti è successo questo. Però mi ha fregato 20 euro. Gli ha fregato 20 euro, però sappiamo che a queste truffe bisogna fare molta attenzione. Lo so, infatti a me. Perché stanno cercando di prendere cifre molto più importanti. No, ci sono persone che sono state truffate anche per decine di migliaia di euro. Ma siccome io vengo da Pregnane e sono sicuro che non l'ho toccato, e questo mi segue fino a Rho, dico, ma se ti ho toccato, perché non mi hai fermato esatto. A Pregnana che mi hai seguito fino a Rho? Quindi bisogna fare attenzione anche quando si viaggia in macchina. Sì, infatti. E poi in compagnia del signor Antonio, cara Anna, noi vogliamo fare una cosa quest'oggi, perché oggi è il 2 ottobre ed è la festa dei nonni. Quindi in compagnia del signor Antonio, che è nonno di quanti nipoti? Di due nipoti, uno è 19 e uno di 5.
Ok, di due nipoti, vogliamo fare gli auguri a tutti i nonni che ci stanno auguri seguendo. Auguri a tutti i nonni. E facciamo gli auguri anche a tutti i nonni in piazza, perché li abbiamo sentiti diversi. Poi non tutti vogliono comparire in video, vabbè, ma a tutti loro vanno i nostri certo auguri, giusto? Grazie. E con questi auguri restituiamo la linea ad Anna. Grazie, salve. Grazie, io mi unisco naturalmente agli auguri a tutti i nonni in ascolto e non ai preziosissimi nonni. E con questo bel augurio oggi nella giornata dedicata proprio ai nonni, andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo anche con un ospite Skype. A tra poco. Bentornati ai TG più Today. Do subito il benvenuto al dottor Antonio Clavenna. Buongiorno. Buongiorno. Che è il capo dell'unità di farmacoepidemiologia dell'Istituto Mario Negri. Allora, ieri l'avvio nella giornata di domenica, anche una data in qualche modo simbolica, scelta per far ripartire la campagna influenzale, la campagna vaccinale contro l'influenza e anche la campagna contro il Covid. I primi numeri sono positivi, in Lombardia si parla di 6.000 vaccinati già appunto nella giornata di ieri per quanto riguarda l'influenza e 2.700 le dosi di anti-Covid. Allora, dottor Clavenna, innanzitutto andiamo a ricordare ancora una volta chi è invitato ad aderire a questa campagna vaccinale e spieghiamo poi sia cosa sta succedendo per l'influenza e sia cosa sta succedendo per il vaccino anti-Covid, che non è più un richiamo, non è quarta, quinta, terza dose, ma di fatto è a tutti gli effetti un nuovo vaccino. Ci spieghi tutto. Partiamo dall'influenza. Per l'influenza è un po' quello che succede tutti gli anni, perché abbiamo una vaccinazione che viene effettuata in genere durante i mesi autunnali a partire da ottobre, che serve per cercare di proteggere dal virus influenzale che generalmente circola, diciamo, nei mesi compresi tra novembre e febbraio, generalmente verso la fine o l'inizio dell'anno. Non ci sono grosse novità rispetto alle fasce di popolazione a cui questo vaccino è raccomandato. Nel caso del vaccino contro il Covid, appunto, non è più la quarta, la quinta o la sesta dose, è, diciamo, qualcosa che si avvicina un po' a quello che siamo abituati a conoscere della vaccinazione antinfluenzale, cioè è un richiamo che avrà più o meno una cadenza annuale e andrà avanti finché continuerà a circolare il Covid, raccomandato più o meno alle stesse fasce di popolazione per cui è raccomandato il vaccino dell'influenza, che sono persone che sono a rischio non solo per il Covid, ma diciamo per molte infezioni respiratorie, per cui le persone che hanno un'età a partire dai 60 anni, chi ha particolari malattie croniche, e poi ci sono gli operatori sanitari, ma più perché è anche una tutela per le persone fragili che vengono da loro assistite, e le donne in gravidanza. Ecco, lo diceva, è un vaccino diverso. È un vaccino che è adattato a quali varianti in particolare? A che punto siamo con l'aggiornamento proprio del vaccino anti-Covid? È aggiornato non alle ultimissime varianti, ma a una delle cosiddette sottovarianti Omicron, che con una sigla tecnica si chiama XBB.1.5. E è una variante che circolava qualche mese fa, adesso ce ne sono altre che stanno circolando, però dai primi dati che sono stati gli studi effettuati per vedere se questo vaccino è in grado di coprire anche dalle varianti che stanno circolando adesso, ci sono dei dati abbastanza ottimistici, nel senso che non c'è una copertura totale, però è in grado comunque di proteggere almeno parzialmente anche da queste varianti che circolano oggi. Per quanto riguarda la somministrazione congiunta, tante persone magari hanno ancora il dubbio sull'effettiva opportunità di fare due vaccini in contemporanea. Ha senso, è consigliato fare i due vaccini insieme? E poi per quanto riguarda la tempistica, appunto, siamo all'inizio di ottobre, siamo in un periodo in cui c'è ancora
Un caldo, tra l'altro, che non fa pensare ancora alle malattie invernali. È già il momento giusto? Quanto dura la copertura poi di entrambi i vaccini? Ma la somministrazione insieme conviene proprio nel senso che dà la possibilità di non dover tornare due volte a fare la vaccinazione. Non ci sono particolari rischi, quantomeno non ci sono rischi di eventi seri. È possibile che ci sia magari un po' più di possibilità di avere febbre o sensazione di malessere, però rimaniamo nell'ambito di effetti indesiderati che sono osservati comunemente con questi tipi di vaccini, sia con l'anti-influenzale che con l'anti-Covid. Però il vantaggio è fare entrambe le vaccinazioni in un'unica seduta e non dover invece tornare o dal medico al centro vaccinale o in farmacia per fare nuovamente il vaccino. Le tempistiche sono un po' dettate anche qui dalla necessità di trovare una sorta di compromesso tra i due virus. Il Covid sta circolando ancora, anche recentemente in Italia abbiamo osservato un aumento di casi, anche se gli ultimi dati sembrano indicare che la crescita stia rallentando, però comunque siamo in una situazione in cui il virus sta circolando, per cui chi è più a rischio ha anche deve affrontare la probabilità di ammalarsi e di avere eventualmente anche delle conseguenze della malattia. Per l'influenza invece ci attendiamo che il virus incominci a circolare nella popolazione più avanti, per cui occorre trovare una sorta di compromesso e la vaccinazione effettuata in questo periodo consente in qualche modo di proteggere da entrambi i virus. Per quanto riguarda la durata della protezione, che qua abbiamo dei dati che indicano che entrambi i vaccini sono simili, la protezione si mantiene abbastanza elevata nei primi 3 mesi, dopodiché tende un po' a diminuire. Per cui potremmo dire che una vaccinazione fatta in questo periodo consente di avere una buona copertura nei confronti di Covid. Rispetto all'influenza, magari dipende un po' da quando ci sarà l'epidemia. In ogni caso occorre considerare che l'obiettivo di entrambe le vaccinazioni non è tanto proteggere dalla malattia. Chi si è vaccinato è possibile che si ammali. L'obiettivo delle vaccinazioni è proteggere dalle forme più gravi. In questo caso la protezione si estende oltre i 3 mesi, che sono un po' quelli per cui c'è una protezione più rispetto al rischio di ammalarsi, no? Per cui fare un richiamo dell'anti-influenzale, fare un richiamo del vaccino anti-Covid consente di potenziare di nuovo la risposta del sistema immunitario e quindi evitare di avere conseguenze gravi in caso di infezione. Un'ultima domanda, dottore. Abbiamo spiegato le categorie a cui è raccomandata la vaccinazione. Per quanto riguarda i bambini, qual è l'indicazione? L'indicazione rispetto a quanto stabilito dal Ministero della Salute è che c'è un'indicazione e raccomandazione rispetto a vaccinazione antinfluenzale, in un'ottica soprattutto non solo per la protezione dei bambini, ma soprattutto per cercare di limitare la circolazione di questo virus all'interno della comunità. Invece, per quanto riguarda la vaccinazione anti-Covid, per le indicazioni del Ministero della Salute non c'è una raccomandazione a tutti i bambini, ma solo ai bambini che hanno particolari malattie croniche, per cui che rientrano un po' nella categoria delle persone a rischio. Ho visto che in Lombardia c'è un'indicazione a raccomandare la vaccinazione ai bambini tra i 5 e gli 11 anni di età, diciamo che è un'opportunità in più. In generale i dati che sono disponibili rispetto ai rischi del Covid nei bambini che non hanno particolari condizioni di malattia è che è una forma un po' più lieve di quella degli adulti e che in generale il vantaggio dato dalle vaccinazioni nei bambini, chiamiamoli sani, cioè chi non ha particolari condizioni di rischio,
il beneficio un po' minore rispetto a quello che si osserva negli adulti o ancor più che si osserva negli anziani, per cui in questo caso è più una scelta dei genitori decidere se vaccinare o no. Allora, grazie davvero al dottor Antonio Clavenna, torneremo ad aggiornarci sulle varie tappe della campagna elettorale, della campagna vaccinale. Grazie dottore e buon lavoro. Grazie a voi. E allora andiamo anche a vedere invece qual è la situazione delle strade in Lombardia questa mattina con la nostra rubrica di viabilità in collaborazione con ANAS. Andiamo sulla strada statale 233 Varesina perché è segnalato un incidente all'incrocio di Lavena Ponte Tresa, quindi si raccomanda la massima attenzione. Questo è al momento l'unico aggiornamento, è sempre possibile consultare per tutti i dettagli il sito www.stradeanas.it oppure chiamare il numero verde gratuito Pronto ANAS 800 841 148. E allora nel frattempo torniamo anche alle notizie che vengono pubblicate proprio in questi minuti, aggiornate dai siti, e andiamo a leggere una notizia curiosa, una bella notizia per una volta questa mattina, perché andiamo a vedere una nascita ad alta quota, parto in aereo sul volo Dubai Malpensa, nasce un neonato di 3 kg, un medico a bordo presta assistenza, nascita ad alta quota su un Airbus A380, l'aereo è atterrato con un passeggero in più. Un neonato di circa 3 kg accolto sulla pista d'atterraggio con una culla mobile partita dall'ospedale Filippo del Ponte di Varese. Un parto ad alta quota su un volo proveniente da Dubai e diretto a Milano Malpensa. È successo nella serata di sabato quando un Airbus A380 ha toccato terra con un passeggero in più. Un bimbo di 3 kg di peso venuto alla luce durante il viaggio. Il bambino è stato accolto direttamente sulla pista di atterraggio dello scalo della Brughiera grazie a un'ambulanza attrezzata con una culla mobile partita dall'ospedale Filippo del Ponte di Varese, polo materno infantile dove il neonato è stato trasportato dopo le prime cure avute direttamente nell'ambulanza da parte del team medico. A bordo del velivolo era presente un medico che ha prestato assistenza durante il parto per poi affidare mamma e bambino alle cure del personale dell'ospedale varesino che una volta ricevuta la richiesta di soccorso si è mosso a bordo di un'ambulanza dotata di una nursery mobile. Si tratta di una vera e propria postazione di terapia intensiva neonatale che consente di allestire a bordo di un mezzo di soccorso la strumentazione adatta per l'assistenza post-parto. Non è la prima volta che avviene un parto a bordo di un aereo. Il 24 agosto scorso una donna ha dato alla luce un bambino in 20 minuti dopo il decollo dal Myanmar. A bordo nessun medico, la nascita è stata assistita dagli altri passeggeri. Allora questa è una notizia decisamente anche curiosa ma bella questa mattina. Di tutt'altra natura invece le notizie che arrivano comunque ancora dalla Lombardia, perché a Milano si parla di nuovo di un altro incidente gravissimo, un anziano di 83 anni che è stato travolto da un furgone in via Palmanova mentre attraversava sulle strisce pedonali ed è in coma. L'uomo è stato portato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. E a proposito di sicurezza stradale, intanto con il mese di ottobre, con la giornata di oggi, scatta l'obbligo dei sensori cosiddetti salvaciclisti, la svolta dopo una serie di incidenti, un obbligo che riguarda tutti i mezzi pesanti, sono in vigore da oggi, lunedì 2 ottobre, riguardano l'intera area B, l'obbligo riguarda i pullman e i camion più grandi. A fine mese, intanto parlando di viabilità, il costo per entrare nell'area C è destinato ad aumentare a 7,50 euro. Sempre da Milano arrivano però altre notizie che stanno facendo discutere. Si parla di una festa del liceo Leonardo e di baby gang alla festa. In migliaia alla festa del liceo Leonardo, spray al peperoncino, risse e malori. E la denuncia di un genitore dopo il rientro a casa del figlio, era pallido e spaventato, gli hanno messo le mani addosso ma è riuscito a scappare con alcuni amici. Il fenomeno delle baby gang è complesso ma nessuno lo governa. Allora andiamo a leggere. La festa di inizio anno dell'Istituto di Via Respighi, oltre 2000 ragazzi. La serata si è conclusa tra i disordini, una giovane soccorsa dopo aver perso i sensi. Ipotesi, irruzione dei Maranza, i precedenti di Volta e Vittorio Veneto. Una folla di giovanissimi. Secondo stime ufficiose, almeno 2000 che ballano di notte in via Respighi davanti all'ingresso del liceo Leonardo da Vinci. È uno dei tanti parti della ripresa appunto della scuola, le feste studentesche abusive e autogestite che si susseguono in queste settimane per celebrare l'inizio della scuola. Solo sabato notte ce n'erano tre in contemporanea.
ma quella del Leonardo da Vinci, come già successo in passato, qualcosa va storto. Ufficialmente queste feste sono pensate per gli studenti e per i loro amici, ma la voce gira ed è difficile fermarla. Così accade che si presentino anche compagnie esterne e alla fine qualcuno spruzza spray al peperoncino con l'obiettivo di scatenare il panico, allentare l'attenzione e riuscire a rubare qualcosa, che siano catenine o portafogli. E così è successo anche a Leonardo. Lo spray ha causato un fuggi-fuggi, ma si parla anche di principi di rissa e di una ragazza portata via in ambulanza per eccesso di alcolici. Si ipotizza un'irruzione degli ormai noti Maranza. Non è la prima volta che dei violenti provano a rovinare la festa del Leonardo. Anche nel 2021 il Leofest era degenerato fra risse e malori. Ancora più grave l'episodio nel 2021 fuori dal liceo Vittorio Veneto, dove una banda incappucciata di giovanissimi provenienti da Rozzano e altre zone dell'Interland milanese aveva aggredito alcuni studenti lanciando bottiglie di vetro. Una di queste aveva colpito al volto un giovane, ferendolo gravemente, provocandogli uno sfregio permanente. Tre minorenni erano stati arrestati dalla polizia perché ritenuti responsabili di questo episodio. Per circa un anno e mezzo, a seguito di queste aggressioni, i comitati studenteschi hanno deciso di organizzare queste feste in locali, ma ora è tornata la moda delle feste autogestite. A giugno del 2023, aggressioni e risse non hanno risparmiato la festa di fronte al liceo Volta. La settimana scorsa si è svolta quella del Vittorio Veneto nel piazzale di fronte all'istituto senza incidenti, e sabato notte si è tenuto anche un party al Parco Lambro, che radunava molte scuole, un'altra festa autogestita qualche giorno fa al Parco Solari. E appunto la testimonianza anche della mamma di un genitore che dice: baby gang, mio figlio 16enne aggredito, volevano rapinarlo. E appunto questa è la testimonianza della mamma. Ma andiamo a leggere qualche dettaglio in più però anche sulle misure per la sicurezza stradale che entrano in vigore oggi a Milano. Riguardano l'intera area B, l'obbligo riguarda i pullman e i camion più grandi. A fine mese intanto appunto l'aumento del costo dell'area C. Da oggi le regole, dalla fine del mese invece i costi. Ottobre 2023 si apre con l'entrata in vigore dell'obbligo di sensori anti-investimento per i mezzi pesanti in città e si chiuderà alla fine del mese con l'aumento del ticket di area C. Le novità che entrano in vigore da oggi riguardano l'intera area B e sono legate in particolare alla sicurezza stradale, con un tentativo di arginare con la tecnologia la sequenza di incidenti gravissimi che hanno coinvolto i ciclisti negli ultimi mesi. L'obbligo riguarda i pullman e i camion più grandi sopra le 12 tonnellate. Potranno entrare e circolare a Milano solo se hanno i sensori già installati, sia nella parte anteriore sia sulle fiancate, per il rilevamento di pedoni e ciclisti. In alternativa devono dimostrare di avere un contratto di acquisto per i meccanismi che saranno montati in seguito. In ogni caso, su tutti i mezzi pesanti e i furgoni dovranno essere attaccati gli adesivi che avvertono pedoni e ciclisti dell'angolo cieco. Dal 2019 a oggi sono stati 15.000 i mezzi pesanti registrati per l'ingresso in area B. Per quest'anno non sono previsti nuovi divieti per la circolazione delle auto in area B, ma ripartono con ottobre i bonus. Le auto col divieto di accesso a Milano potranno ancora ricorrere al servizio regionale Move-in, la scatola nera che consente di poter circolare in deroga per un certo numero di chilometri nonostante i divieti. Bisogna ricordare che mentre in area B è in vigore dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30, i chilometri del Move-in vengono calcolati sull'intera giornata e anche il sabato e la domenica. Intanto, a partire da appunto ancora da oggi, scatta anche il nuovo bonus per i residenti a Milano che hanno un'auto a gasolio Euro 4 o Euro 5 o benzina Euro 2. Queste auto hanno diritto a 25 accessi in deroga al divieto. Le giornate di bonus per i non residenti a Milano sono invece soltanto 5. La novità in questo caso è soprattutto di procedura. Per usufruire dei bonus è necessario registrarsi e fare richiesta sul portale di area B. Prima dell'ingresso la registrazione andrà ripetuta ogni volta. Non è più sufficiente la sola prima registrazione come era invece in passato. Allora, questi anche gli aggiornamenti che arrivano direttamente da Milano. Torniamo invece a vedere l'apertura dell'ANSA questa mattina, ancora dedicata all'economia e ai dati positivi sull'occupazione che abbiamo visto in apertura, che torna a crescere e con un tasso che ad agosto è salito al 61,5%, mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 7,3%, ai minimi da oltre 14 anni. Torniamo invece a vedere anche l'apertura del Corriere della Sera, ancora in primo piano la polemica sui migranti e le dure parole, l'intervento di Giorgia Meloni basita per la sentenza di Catania è contro il governo, un pezzo di Italia lavora per l'illegalità.
E poi ancora invece abbiamo visto le notizie di economia, in particolare anche con il collocamento da oggi della seconda emissione di BTP Valore a cedole crescenti, quindi un tema di carattere economico però anche di interesse per tutti i cittadini. E invece andiamo a vedere anche altre notizie di cronaca. Proprio abbiamo visto quella positiva, bella sicuramente, del parto in aereo. C'è invece anche una notizia drammatica, una notizia ancora di cronaca, un altro incidente purtroppo mortale in Lombardia, sui monti della Lombardia. Diego Sangalli, morto a 17 anni a Valbondione, l'ultima telefonata ai genitori, poi la tragedia sotto la cima. E allora, prima di continuare ancora con qualche dettaglio, andiamo a sentire un'altra voce da Rho. Sì, siamo in compagnia del signor Ettore e della signora Vilma. Voi siete appena rientrati da un viaggio, però siete a conoscenza parlavamo anche con voi delle truffe che stanno avvenendo telefoniche, in cui si chiede una cifra perché magari un familiare è malato, perché ha avuto un incidente, eccetera. Ne avevate sentito parlare, giusto? Sì, ne abbiamo visti in servizi televisivi abbastanza, di alcune signore crollate in queste situazioni. A voi è mai capitato di ricevere questi messaggi? No. No. Ma eventualmente come reagireste? Cioè, nel senso, vi preoccupereste, chiamereste i vostri familiari oppure buttereste giù il telefono e basta? Ma io penso di attaccare il telefono e basta, eventualmente, anche perché se siamo in due non c'è nessun problema, ecco. E okay. Quindi pensiamo anche se sono molto convincenti, sicuri di poter... Certo. Ma... anche perché nostra figlia lavora qua vicino, quindi... a tre passi andiamo a vedere se è vero o no, altre cose ne abbiamo. Bene, e voi eventualmente state informando anche, ne parlate di queste cose con gli amici? Avete sentito che se ne parla oppure no? Ma con le persone che frequentiamo non più di tanto, ecco, anche perché, scusi il termine, sono persone abbastanza che preparate sul pezzo. Diciamo così. Sì, esatto. Ok, invece per quanto riguarda i vaccini, adesso è partita la nuova campagna vaccinale, voi pensate di farvi vaccinare per l'influenza e per il Covid? Io l'ho sempre fatta e senz'altro lo farò. Lei, signora? Non lo so, non ci ho ancora pensato. Quindi si prende qualche giorno per pensarci. Esatto. Bene. Ok, esatto. Benissimo, grazie mille. A te la linea, Anna. A voi, grazie. E allora, appunto, lo dicevamo, un'altra notizia di cronaca drammatica che riguarda la Lombardia: un ragazzo di soli 17 anni che è morto in montagna nella giornata di ieri a Valbondione, l'ultima telefonata ai genitori, poi la tragedia sotto la cima. Lo vediamo in un'immagine, appunto, sorridente proprio sulle montagne, alle spalle, le vette delle montagne. Su Instagram la foto del 2021, che ora è accompagnata da parole di addio, riposa in pace e che i colori della tua maglia ti accompagnino sempre. Aveva solo 17 anni, Diego Sangalli di Ghisalba, ieri è morto durante un'escursione al Pizzo Porola, vetta che sfiora i 3.000 metri di altezza sopra Valbondione. I soccorritori lo hanno individuato prima di sera in un canalone sotto la cima, in una zona particolarmente impervia. I genitori hanno una casa di famiglia nel paese dell'Alta Val Seriana che frequentano d'estate. C'erano tornati per il fine settimana di bel tempo. Il ragazzo conosceva bene la zona e i familiari erano in contatto telefonico con lui. Diego li aveva chiamati quando si trovava sopra il laghetto Coca, indicando loro l'orario approssimativo del rientro. Di fronte al ritardo di ora in ora e al fatto che non rispondesse più al telefonino, si sono allarmati e hanno attivato i soccorsi intorno alle 15. Le ricerche sono state effettuate dai tecnici del soccorso alpino con i vigili del fuoco che hanno sorvolato la zona in elicottero, il soccorso alpino della Guardia di Finanza che ha cercato di agganciare il segnale telefonico del ragazzo verso le 19, il tragico ritrovamento. A Ghisalba la notizia ha sconvolto i tanti che conoscevano Diego e la sua famiglia, la sorella Gloria, i genitori, Elena e Pierluigi. Il 17enne frequentava l'oratorio, suonava la tuba nella banda del paese ed era iscritto al quarto anno del liceo di Bergamo, indirizzo musicale. Ad aprile aveva vinto un premio ad Assago al concerto della Rosa, i funerali poi appunto nella giornata di mercoledì. Allora, questa è anche una notizia purtroppo di cronaca drammatica che arriva dalla Lombardia. Siamo ormai quasi ai minuti finali, allora andiamo ancora a vedere le notizie che abbiamo detto sono in primo piano nella giornata di oggi e in particolare destinata a continuare a far discutere la polemica sul tema dei migranti, che continua da settimane e che è stata appunto riaccesa dalla sentenza di Catania e ora ancora di più dalle parole, dall'intervento di Giorgia Meloni, che ha duramente contestato la sentenza di Catania. Si è detta basita per una sentenza che è contro il governo, un pezzo di Italia, appunto, lo ricordiamo, ha detto Giorgia Meloni, lavora per l'illegalità.
Intanto c'è però anche un approfondimento su quello che dice la sentenza per la quale la Premier si dice basita, e il Corriere riporta ora proprio il testo della sentenza e quali sono le parti, spiega anche appunto quali sono le parti contestate dalla Premier, che ha definito il giudice una persona che si è scagliata contro i provvedimenti di un governo democraticamente eletto. E allora torneremo sicuramente ancora ad occuparci anche di questa vicenda. Ora in chiusura torniamo ancora a Rho. Sì Anna, noi vi salutiamo da questa piazza, oggi molto gremita, con tante persone con cui abbiamo parlato, che ci raccontano di essere pronte per la nuova campagna vaccinale, ma tutti, soprattutto, continuano a voler fare gli auguri ai nonni, e quindi a questo coro ci aggiungiamo anche noi ancora una volta. A te la linea e a domani. Grazie Francesca, e allora torno un attimo ancora anche proprio in chiusura agli ultimissimi aggiornamenti anche sul tema della guerra, del conflitto in Ucraina. Kiev, storico consiglio dell'Unione Europea in una capitale in guerra. Il nodo degli aiuti militari dopo la vittoria di Fico in Slovacchia. Lo ricordiamo, questo è uno degli argomenti di cui si sta parlando molto in queste ore e di cui si continuerà a parlare sicuramente anche nei prossimi giorni, così come del tema dei migranti e in particolare delle parole di Giorgia Meloni. Lo abbiamo visto ora anche sul Corriere, il testo integrale della sentenza che tanto sta facendo discutere, che si continuerà ad analizzare sicuramente anche nei prossimi giorni, con il caso appunto di un migrante che aveva chiesto protezione internazionale perché perseguitato per caratteristiche fisiche e le motivazioni della sentenza contro la quale si è scagliata direttamente anche la Premier Giorgia Meloni, che ha parlato appunto di una parte di Italia che rema contro un governo democraticamente eletto e si è detta basita per le motivazioni della sentenza. Allora, questi sono i temi che questa mattina sono in primo piano, anche i temi economici, perché lo abbiamo detto, con i dati incoraggianti sul tema dell'occupazione, con il calo invece dei dati sulla disoccupazione, che secondo gli ultimi dati dell'Istat è ai minimi da oltre 14 anni. E allora ovviamente di questo continueremo a parlare, come continueremo a parlare anche delle ultimissime novità introdotte dal governo per cercare di frenare l'inflazione e il caro vita, novità che partono proprio in queste ore con il carrello, con i prezzi calmierati. Di questi e altri temi continueremo a parlare anche nella nostra informazione, a partire dal TG delle 12.30, poi con le edizioni serali e naturalmente con il nostro sito e i nostri canali social, sempre aggiornati in tempo reale. E TG Più Today invece per oggi termina qui, l'appuntamento è per domani mattina alle 10.30. Grazie per averci seguito e buona giornata.